Siamo qui proprio letteralmente in mezzo alle campane che oggi renderanno omaggio alla Madonna di San Luca per la benedizione. Daniele, una consuetudine? È una consuetudine che da diversi anni si ripete, è un omaggio della curia bolognese, dei presbiteri bolognesi e dei campanari che rendono omaggio alla Beata Vergine di San Luca e omaggiano e richiamano la sua benedizione. Qual è la tecnica che utilizzate? È un'antica tecnica bolognese che si svolge proprio qui nel comune di Bologna, un po' nel ferrarese, un po' nel modenese, è la nostra tecnica. Sono di un'associazione fondata da alcuni amici che anni fa hanno deciso di acquistare questo concerto e di poter portare in piazza quello che solitamente si vede, si sente dai campanili ma non si vede mai. Nessuno conosce la tecnica bolognese perché pochi salgono sui campanili. Noi cerchiamo, portando le campane in piazza, di far vedere qual è la tecnica del suono alla bolognese. Da quanti anni suona le campane? 62. Sì. E lo insegnerebbe ai giovani di oggi? Io lo insegnerei, ma dei giovani anche nostra propria non ce n'è, che vogliono imparare l'arte, allora si fa coi vecchi. Sono 50 anni, ne ho 64 ormai, quindi ho cominciato proprio da piccolo, ma è stato duro andare avanti. Un concerto un pochettino insolito, formato da 6 campane. Diciamo che il concerto tipico bolognese è formato da 4 campane. Ecco, vediamo che sta inquadrando l'ultima in fondo sulla destra, la mezzanella. Poi abbiamo a seguire la mezzana, qua di fronte a noi la campana maggiore, che è detta la grossa. Poi subito sulla sinistra della grossa abbiamo una campana che è una campana aggiunta al concerto bolognese, che è detta quarta o anche vedova. Poi abbiamo la campana piccola e abbiamo un'altra campana piccola. La piccola, la mezzana, la mezzanella e la grossa formano il classico concerto in quarto bolognese. Questa campana grossa qui è una campana che pesa 570 kg in sol naturale. La fusione di queste campane è stata fatta dalla fonderia De Poli di Vittorio Veneto nel 1984. A queste 4 campane viene aggiunta, per migliorare l'armonia, in una ricerca di una musicalità diversa, è stata aggiunta una quinta campana, quella che è stata definita la quarta o vedova. Inoltre, con queste campane qui, con queste 6 campane qui, utilizzando le 3 campane più piccole e la campana maggiore, si può eseguire un concerto intonato in sesta.